Azione. Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo, benvenuti sul mio canale YouTube. Sono in compagnia dell'amico Stefano Natrella e siamo a una virtuale seconda puntata, ovviamente nel mondo della fotografia analogica, ma come è già successo qualche settimana fa quando abbiamo parlato di Mimmo Iodice e delle Gallerie d'Italia a Torino, non sarà una video intervista puntata sulla tecnica fotografica, ma sulla fotografia e sulla filosofia del linguaggio. Il titolo non ha nulla a che vedere con la street photography, perché parleremo, anzi Stefano parlerà, di un fotografo relativamente sconosciuto che ha lavorato a cavallo fra l'Otto e il Novecento e che a nostro parere ha fatto qualcosa di assolutamente notevole e grandioso. Stefano introdurrà prima una brevissima parte tecnica su come questo fotografo ha realizzato questo suo sogno incredibile e poi chiaramente si inoltrerà, direi, su altri nevai. Prego Stefano. Allora, beh, innanzitutto buongiorno a tutti quelli che ci guardano. E Wilson Irwin Bentley è un fotografo, sì, non molto conosciuto, però appunto parlandone insieme con Gerardo abbiamo pensato che poteva essere una cosa interessante da sbobinare, diciamo, insieme. Inglese, americano? Lui è americano, Wilson. Nasce a Jericho in Vermont. Wilson Irwin Bentley, chiamato, e poi scopriremo perché, chiamato convivialmente Snowflake Bentley. Snowflake Bentley, sì, interessante. Allora, lui nasce nel 65, nel 1865, appunto in Vermont. E la particolarità è che verso i 15 anni, la madre gli regala un microscopio. Gli regala un microscopio e lui cosa fa? Comincia a guardare quello che l'ha sempre affascinato. E comincia a accorgersi che può guardare nel dettaglio un qualcosa che gli spalancherà poi una porta che secondo me è quasi una porta iniziatica verso il mondo della natura, cioè un fiocco di neve. Un fiocco di neve. Un fiocco di neve. Proprio, qualcosa che a livello fotografico hai un attimo fuggente per fotografare e che peraltro è un soggetto assolutamente ineffabile e irripetibile al 1000%. Assolutamente, tant'è vero che a seguito proprio di quello che tu stai considerando, lui tenta all'inizio di disegnarlo. Però di disegnare i fiocchi. Disegnarlo, lo osserva al microscopio e cerca di disegnarlo. Però ovviamente il fiocco, a me piace usare l'espressione, si sfà nel momento del disegno e quindi non ci riesce. Cosa fa? 15 anni dopo lui prepara, mette in assetto una macchina fotografica. Affronta. Sì, appronta una macchina fotografica, banco ottico. Adesso non lo fa in maniera così veloce e semplice, però diciamo che appronta questa macchina fotografica al microscopio. Era ancora una diciamo che appronta comunque una campagnola, comunque una macchina che era un banco ottico, lavorava su pellicole piane, probabilmente all'epoca ancora in vetro addirittura, sì, è probabile, sì, e certo. Quindi a prescindere dalla bontà, diciamo, dell'obiettivo del microscopio, in ogni caso il formato del negativo era un formato importante. Okay. È molto bello il suo approccio a questo. Era un uomo poetico, secondo me, da questo punto di vista, nel suo fare, nel suo agire fotografico anche, perché raccoglie su un vassoio dove mette un velluto i fiocchi di neve, poi molto rapidamente a Ferragosto? Certo. Li separa con una pinzetta e li isola in maniera tale da trovare quello che a lui piaceva per immortalarlo, per fotografarlo. Quindi teniamo conto che questa persona, armata di tutti i buoni sentimenti, aveva un lasso di tempo per poter portare avanti questo suo progetto di qualche settimana d'inverno, ammesso e non concesso che poi nevicasse durante la settimana. E poi con una velocità incredibile, perché appunto doveva fotografare questo fiocco di neve in maniera tale da conservarne tutta la forma, no? Non si doveva sciogliere, non è così. Utilizzare questa tecnica sembra semplice, ma non lo è, perché ha a che fare col tempo.
tra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare, ma in questo caso c'è di mezzo l'iceberg. Esattamente, è proprio così. Eccezionale. Sì, no, veramente eccezionale. Lui faceva piovere i fiocchi di neve, sì, su un velluto nero? Certamente, aveva questo vassoio, faceva piovere questi fiocchi di neve, poi dopo molto velocemente cercava a vista di guardare quale poteva essere il più integro, il più grosso, lo isolava e molto velocemente lo metteva in questa sua, si trova in rete, e potete trovare anche la macchina fotografica che usava, forse l'avete messo in sovraimpressione durante questa chiacchierata, e quindi qui una macchina complessa, a banco ottico, e quindi la immortalava, e qui sul vocabolo immortalare costruiremo quello un po' che è il pensiero. E lui, immortale oggi, immortale domani, un inverno sì e un inverno sì, è arrivato a creare una sorta di catalogo alla Diderot e a Lambert di ben 5.000 fiocchi di neve. Tutti uguali? Tutti diversi. Non ce n'è uno? Non ce n'è uno uguale. In bianco e nero, ognuno ovviamente. Ognuno ha una forma diversa e irripetibile. È in bianco e nero, ovviamente. In bianco e nero. Ma il fiocco di neve è bianco. E infatti poi affronteremo bene questo concetto che stai esprimendo, perché il bianco e nero qui assume una come posso dire, un'importanza quasi magica, no? E quindi lo vedremo più in dettaglio. Quindi, certo. Riassumiamo questa prima parte. Allora, di nuovo il nome del fotografo Wilson Alwyn Bentley, perfetto, americano Vermont, 1865, ok, ha lavorato quindi a cavallo fra l'8 e il 900, sì. E ha iniziato a lavorare quasi agli albori della fotografia, sì, tra parentesi, proprio di sì. E adesso entriamo, fatta diciamo questa piccola digressione biografica e tecnica, entriamo in quello che può essere il senso di appunto fotografare l'ineffabile. Esatto. Bene, allora diciamo che nella prima parte abbiamo raccontato di questo fotografo, il periodo storico, abbiamo semplicemente accennato alla parte fotografica, diciamo alla parte tecnica, a questa sua tentativo ben riuscito di appunto fotografare l'ineffabile. Adesso andiamo oltre al relativamente mero lavoro di ripresa fotografica per capire meglio quale può essere l'interpretazione di un lavoro apparentemente così ripetitivo e forse tutto sommato apparentemente anche così inutile, come appunto fotografare i fiocchi di neve. Ecco, diciamo che tra le cose che uno può trovare davanti al proprio obiettivo è forse uno degli oggetti intanto minimalisti che evaporano, si sciolgono in un istante, che però è meno, diciamo, nell'intenzionalità normalmente di un fotografo. Stefano. Allora, per capire un attimo qual è la connessione tra il pensiero di fotografico, quindi tra la tecnica e la meraviglia che prova Bentley guardando in microscopio un fiocco di neve, è interessante citare l'esergo che lui mette al suo libro. Esergo va tradotto. Praticamente all'inizio, in prima pagina, l'esergo okay. In prima pagina. E dunque, un libro straordinario perché praticamente sono pochi fogli di spiegazione, di introduzione, poi sono, non so se sono 200 pagine, comunque centinaia di pagine dove sono solo fiocchi di neve, 5.000 fiocchi di neve. Riproduzione di foto di fiocchi di neve. Solo questo. Bene, l'esergo è, Bentley scrive, quale magia è contenuta nella regola del 6 che costringe il fiocco di neve a conformarsi così rigidamente alle sue leggi? Perché ogni fiocco ha 6 punte. Esatto, perché poi qui si entra nella costruzione del cristallo. Ok, e sei, che ha 6 punte. Perché vorrei citare questo esempio? Vorrei citarlo perché si accorge dell'esistenza di un rapporto forte tra la forma e il contenuto. Quindi la forma del fiocco di neve, la forma del cristallo, che lascia intravedere in trasparenza un contenuto estetico. No? Che si palesa, che cerca di uscire, e cerca di uscire così fortemente anche perché essendo tutti diversi uno dall'altro è quasi un'idea platonica che si cristallizza, scusatemi il gioco di parole, in una forma.
di questa cosa si accorse già, chiaramente nel 600, Goethe. Ecco, è tutta la sua costruzione di Goethe, attraverso la metamorfosi delle piante, anche degli animali. Lui trova proprio, cerca disperatamente questa connessione. Bene, Bentley, secondo me, percorre, si accorge di questo rapporto e cerca di esprimerla. Cerca di esprimerla fotografando i fiocchi di neve. Questa è la sua idea. Tra l'altro è luce naturale. Sì. Sì. Perché lui lavora in esterni, ovviamente. In esterni, sì, è luce naturale. Assolutamente pura luce naturale. Naturale. Quindi, ecco che, e qui entriamo più nel dettaglio di quella che può essere la lettura, così molto modestamente, la mia lettura del lavoro di Bentley, lui ricerca l'assoluto nella bellezza visualizzata attraverso la forma di un assoluto effimero fiocco di neve, no? Oltretutto la ricerca dell'assoluto, che poi è un bellissimo titolo di un romanzo di Balzac, in ambiente alchimistico, ecco, la ricerca dell'assoluto. La cosa straordinaria che ci riguarda, e credo riguardi tutti coloro che ci stanno seguendo, è che l'ho fatto adesso la fotografia. Questa è la cosa straordinaria che accomuna un po' la passione. Quindi, cioè non lo tratteggia come la penna? No. Perché per esempio della neve, non del fiocco di neve, ma della neve, per esempio Thomas Mann ne parla a larghe falde nella Montagna Incantata. Capitolo 6. Volendo uno scrittore può tranquillamente descrivere la neve e il fiocco di neve. Invece lui... come stilus, anziché usare la penna, usa la macchina fotografica. Quello che hai detto è molto importante, non ci avevo pensato, però è vero, il capitolo 6, mi sembra, della Montagna Incantata è dedicata proprio a neve ed è un capitolo iniziatico. Lo stesso Thomas Mann lo avrà a descriverlo in una lezione tenuta da qualche parte. Sì, assolutamente, la strada maestra è proprio questa. È proprio okay. Questa. Ora, con un ulteriore salto abbastanza alto che proveremo a fare insieme, torniamo alla fotografia, all'elemento forte che è la fotografia. Ecco in questo caso la fotografia cosa fa, secondo me? È come cerca di imbalsamare la forma di una visione momentanea. Quindi, così come gli egiziani tentavano di preservare per l'eternità un corpo, ecco che lui tenta di imbalsamare ciò che è totalmente effimero, che si fa sotto i suoi occhi, e lo fa con questa operazione di imbalsamazione che non è un riempimento di unguenti, ma è la fotografia. Ok. Ecco la meraviglia della fotografia che nella sua immediatezza imbalsama, però lo fa, come possiamo dirlo, con l'aiuto di chi lo guarda. Perché? Perché lui riempie, il balsamo con cui riempie queste forme per cercare di preservarle e per preservarle in realtà, non per cercare, perché lo fa all'eternità, è un suo balsamo che inserisce, la sua meraviglia di uno sguardo meravigliato sul mondo. Ecco, okay. Questo è il balsamo che lui utilizza per preservare queste... Cosa fa? Crea questa imbottitura balsamica, e poi dopo rimane nella memoria, perché chiaramente io immagino che Bentley non soltanto fotografasse, ma andasse a rivederle tutte le sue fotografie. Certo. Cioè lui guarda il suo balsamo mnemonico all'interno di quelle forme che sono finalmente preservate per l'eternità. Solo la fotografia poteva aiutare a fare questo. E questa è l'ennesima riprova che per fotografare, e poi arriviamo al discorso fondamentale, cioè il concetto di luce bianco e nero, non è necessario andare in qualche sperduto atollo, ma si può prendere come punto di partenza un oggetto assolutamente minimalista, un oggetto che non a Ferragosto, ma tutti potrebbero, nel caso del fuoco di neve, avere sotto casa. Quindi voglio dire, alla fine l'oggetto è un mero pretesto, anche se è di una bellezza incredibile in questo caso, per arrivare a cosa? Allora, questo concetto, questa riflessione che hai fatto, è molto importante, perché nella fotografia, nel campo fotografico si è sviluppata anche nel campo fotografico un balzo
che nel campo dell'arte è stato fatto in maniera, ridico quello che tu in altri termini praticamente, è stato fatto un balzo in avanti molto importante che nel campo dell'arte è stato fatto più o meno negli anni 70, cioè si è slegata l'idea dalla forma. Ok. Bentley cosa fa? Lui slega l'idea dalla forma, ma paradossalmente, siccome la fotografia glielo impedisce, ed è questa tutta la meraviglia della fotografia, ti impedisce di slegarti totalmente dalla forma, perché la cristallizzazione, ancora una volta, il gioco di parole della forma, ecco che impone un'idea, una meraviglia, uno sguardo attento sul mondo che ne svela tutto il mistero, tutto il candore, tutta la bellezza. Questo avviene. Okay. In arte è avvenuto in maniera molto precisa negli anni. E lui si focalizza poi alla fine, che cos'è che fotografa? Allora lui cosa alla fa? Fine? Lui cerca, ripeto, queste sono considerazioni così che facciamo insieme, bisognerebbe poi dopo svilupparle magari in un ambito differente, però diciamo che lui crea degli appunti, ecco, crea degli appunti da inserire quasi in un suo taccuino delle riflessioni, e possiamo farlo anche noi, in un suo taccuino. Lui, mi piace immaginare queste forme come espressioni di pura luce, per cui nelle sue immagini, datele un'occhiata perché sono straordinarie, non neanche per un momento ci si accorge che sono in bianco e nero, sono espressioni di pura luce. L'immagine in questo caso è una luce visibile. Quindi in parole povere, parlando partendo dall'accezione fotografare, che in greco vuol dire scrivere con la luce, lui scrive la luce con la luce, in sì, parole povere. Sì, direi che hai la sostanza di queste riflessioni, potrebbe essere questa. Lui desostanzia la luce e la ferma con la fotografia, e non può farlo altro che con la fotografia, perché se le avesse dipinte o disegnate, come faceva all'inizio, come ha tentato di fare all'inizio, avrebbe fatto operazione ben diversa, ben differente. Qui compie un balzo in avanti, perché lui compie un'opera alchemica quasi, cioè stigmatizza un'idea in un'immagine che sfugge alle regole convenzionali del colore bianco e nero. Sì, certo, sono in bianco e nero, però non è importante, il fiocco di neve non ha una sua colorazione, no, è luce rifratta, non potremmo osservarlo diversamente che in questo modo. E appunto crea queste immagini come luce visibile. Ed è interessante questa cosa, perché poi ovviamente questo esperimento è stato ripreso non tanto come forma artistica quanto come forma scientifica, perché okay, si sono fatte delle fotografie di cristalli di neve, si trovano, sono fotografie perfette, sono cristalli fotografati nella loro perfezione assoluta, sì, però qui manca qualcosa. Manca la meraviglia dell'osservazione, manca la meraviglia dello scoprire, dello squadernare, dello squadernarsi davanti a sé, davanti a Bentley, di una realtà invisibile che è contenuta nella forma, okay, e che rispecchiava la sua meraviglia. Quindi in Bentley tu senti una meraviglia, mentre invece nella mera, pur utile, fotografia scientifica del fiocco di neve c'è scienza, però non c'è quella meraviglia a cui assoggetti quando guardi una fotografia di Bentley. Sì, meglio ancora, nella scienza, nella fotografia tecnica esasperata e perfetta, così come può essere il fiocco di neve, ma anche delle galassie, c'è l'immagine è potente, è precisa. Che cosa manca? Manca il dito del bambino che ti dice guarda. E questa è una via che è importante percorrere per la fotografia, un dito puntato nel bambino che dice guarda, tutta la meraviglia. Quindi tutto questo, anche se è successo a cavallo tra l'8 e il 900, è ancora attualissimo come modo di guardare prima il mondo per poi osservarlo, inquadrarlo con una fotocamera, prenderne una porzione e imbalsamarla. Certo, certo. Ok, sì, e ripeto, ci sono dei punti di contatto molto forti, a mio modo di vedere, con quella che era la ricerca scientifica di Goethe proprio, no? Questo guardare al mondo, guardare le cose del mondo per avere delle intuizioni, e quindi queste intuizioni lo portavano a connettendo le intuizioni, ecco che lo sguardo attento al mondo costruiva già la spiegazione del mondo. Non è mia, ma è di Goethe questa frase, un po'... Vabbè, tanto siete parenti. No, quindi abbiamo questo, uno sguardo attento rivolto al mondo
uno sguardo attento rivolto al mondo, e il fotografo lo fa, deve farlo, se no si limita a catalogarlo. Ecco, uno sguardo attento rivolto al mondo e nel tentativo supremo di immobilizzare, imbalsamare quella forma, okay, col suo essere, ecco, okay, perché la fotografia dello stesso soggetto può essere molto differente tra un fotografo e l'altro, ecco che porta già a una conoscenza del mondo, una conoscenza che sta in bilico tra la tecnica e l'espressione, okay, di questa. Quindi possiamo dire, per concludere, alla fine che la fotografia è fatta di tecnica, è fatta di, ovviamente di fotocamere, e tra l'altro anche se parliamo di strumenti a cavallo fra l'8 e il 900, la qualità già all'epoca era una qualità, diciamo, assoluta, ma se manca il dito del bambino non andrai da nessuna parte, come credo, si suol dire, credo di ancora sì, oggi. Credo proprio di sì. Ok. Bene, allora signori, questa seconda, speriamo non c'è due senza quattro, come si suol dire, chiacchierata con Stefano Natrella termina qui. Abbiamo scoperto questo fotografo apparentemente minore, Bentley, che ha tentato ed è riuscito a fotografare l'ineffabile. In conclusione vi ricordo, iscrivetevi se già non l'avete fatto al mio canale YouTube. Vi ricordo che io ho un sito che è www.gerardobonomo.it e vi ricordo ancora che io continuo, persevero, a fare corsi in presenza one to one di fotografia rigorosamente argentica e bianco e nero, inquadratura, esposizione, ripresa, sviluppo e stampa. Lasciamo Bentley un po' infreddolito nello scrigno della memoria ai suoi cristalli. Ringraziamo Stefano, grazie a voi, per averci aperto, diciamo, un mondo fuori pista, è il caso di dire, senza neanche aver usato lo ski lift, e alla prossima puntata. Un saluto a tutti dal vostro, come sempre, affezionatissimo, iridescente, senescente, mestizzato, ma soprattutto monocromatico Gerardo Bonomo, Valdaim.